Come all'andata, così al ritorno. Vastese e Fano, nella prima giornata della seconda fase, si dividono la posta in palio. Succede tutto nel quarto d'ora finale. A Jonathan Alessandro risponde Tortori con un calcio di rigore. La Vastese scende in campo con l'obiettivo di infilare il settimo risultato utile consecutivo. Il Fano arriva all'Aragona dopo i 14 casi di Covid e quasi mese e mezzo di riposo forzato. Primo tempo non bellissimo, pochi tiri in porta, il primo a provarci è Alessandro con una conclusione deviata in angolo. Poi risponde il Fano, Casolla apre per Brosco da buona posizione, tiro da dimenticare. Ancora Casolla scappa sul filo del fuorigioco, ma c'è un recupero miracoloso di Altobelli che costringe il centravanti ospite ad una conclusione debole. Il secondo tempo si apre con il Fano più intraprendente. Minuto numero 6, colpo di testa di Casolla da posizione centrale. Debole di Rienzo, blocca senza affanni. Ancora il numero 9 ospite. Punizione dal limite, conclusione al lato di nulla. Da adesso in poi poco o nulla da raccontare. I due allenatori provano ad aggiustare le due squadre con i cambi, ma poco o nulla cambia. Il match però si accende nel quarto d'ora finale. Al minuto 37, punizione calciata da Agnello. Sul secondo palo spunta Jonathan Alessandro che firma un gol pesantissimo. Vastese in vantaggio, gol personale numero 10. Potrebbe essere il gol vittoria, ma così non è. Al terzo minuto di recupero, le noci a terra a Tortori. Per l'arbitro non ci sono dubbi. E calcio di rigore. Dagli 11 metri va lo stesso Tortori che spiazza Di Rienzo e firma il definitivo 1-1. Pari giusto, ma beffa per la Vastese. Mister D'Addario, il finale recita 1-1. Risultato giusto? No, penso che i valori in campo siano stati questi, poi bisogna essere obiettivi perché abbiamo creato poco e loro hanno creato poco. Si è svolta maggiormente a centrocampo, dove noi la prima parte abbiamo sofferto, la seconda parte l'abbiamo fatta meglio, ma siamo andati poco alla conclusione contro una squadra che è ben organizzata, sa che cosa fare e quindi poi chiude un po' tutti gli spazi. Il lavoro svolto è un lavoro importante che i ragazzi stanno facendo, stanno conducendo e quindi dobbiamo andare avanti con quello. Penso che dopo due sconfitte consecutive, voi non avete calcolato quanti punti abbiamo fatto noi in 13 partite, se l'andate a calcolare vi rendete conto che cosa abbiamo fatto. Non bisogna avere la mente corta, bisogna avere la mente lunga. Io sono abituato a guardare il sodo e a lavorare quotidianamente. Quotidianamente vuol dire che io martedì già preparo un'altra partita. Onestamente capisco che la Vastese possa recriminare il fatto di aver preso gol nel tempo di recupero, però come dici bene, penso che la squadra avesse ampiamente meritato il risultato, quindi capisco che ci possa essere anche dell'amarezza da parte degli avversari, però io sono contento per quello che la squadra ha dimostrato in campo. E in relazione anche a un periodo, a una sosta di 40 giorni e a tante incognite a cui andavamo incontro, con 14 casi Covid all'interno della squadra nel mese di gennaio, che chiaramente ci hanno portato ad allenarci anche con 8 ragazzi, e oggi le scelte sono state anche figli del Covid, di queste situazioni, di chi si è potuto allenare in questo periodo. E sono contento perché la squadra ha dimostrato spirito e anche voglia di giocare su un campo difficile contro una squadra forte come la Vastese.